sono qui sono tutti ingegneri, fisici, chimici, insomma, quello che potrebbe essere definita l'eccellenza di un paese, insomma, quello su cui puntare per la rinascita, il rilancio di un paese, la Micron, che dopo 4 anni, dopo aver preso i brevetti e quelle che sono il knowledge, il nostro knowledge, adesso ha deciso di abbandonare la Sicilia, abbandonare l'Italia, delocalizzare. Il governo francese in questo periodo sta facendo proprio una legge anti-delocalizzazione. Il governo italiano sembra tacere. Ecco perché siamo qui in questo giorno, per manifestare davanti al capo dello Stato, per far capire il nostro scontento della politica. Sono tutti ragazzi che abbiamo la possibilità di andare via, ma noi non vogliamo andare via. Il problema principale riguarda, mi dicevano i lavoratori, riguarda proprio la ricerca, gli ingegneri che sono, perché vorrebbero abbandonare la ricerca in Italia, questo avrebbe un effetto disastroso, quindi dobbiamo vedere eventualmente di potenziare su Catania la ricerca. Venire a mancare quelle che sono risorse intellettuali, che sono delle che sono delle eccellenze, e mi rivolgo a chimici, fisici e ingegneri, e farli scappare via diventa un problema e diventa soprattutto una mancanza di investimento a quello che sarà l'investimento nel territorio, per cercare di migliorare il territorio in quella che è la parte intellettuale. Per cui non solo questo, ma anche il discorso di investire sul futuro dei nostri figli. La prossima settimana abbiamo deciso con il sindaco Bianco di incontrare una delegazione dei lavoratori e dell'azienda per vedere come possiamo incardinare questo in un accordo globale, coinvolgendo anche il nostro Dipartimento di Innovazione.